con la San Benedettese per 1-0 può ancora coltivare speranze di promozione. La squadra labardata nella prima mezz'ora ha creato numerose occasioni da gol con Cinello due volte, poi con Dalprae e Romano, ma il portiere ospite Braglia si è sempre opposto con ottimi interventi. Da parte sua la San Benedettese si è resa pericolosa una sola volta con un tiro da lontano di Manfrin che ha fatto volare Bistazzoni. Il gol vincente è venuto al 40° di gioco, in seguito a un atterramento in area di Cinello ad opera di Schio. L'arbitro Luci concede il calcio di rigore che viene trasformato da Iachini. Lo stesso Iachini, verso la mezz'ora del secondo tempo, viene messo a terra da Annoni. Per Luci è ancora rigore, ma questa volta Iachini manda la palla sul palo. Ritenta Iachini sul calcio piazzato, ma la dea bendata gli volta ancora le spalle, perché la palla viene respinta dalla traversa.